difficile, perché se io cerco di tradurre tutto quello che tu dici, io trovo una parola sola. Mi scuso se può suonare un po' retorica, ma questa parola è vita. Cioè, allora, il Mediterraneo è questo spazio, bisognerebbe dire volume per rendere bene l'idea della complessità, è questo spazio-tempo in cui ci sta veramente tutto. Allora, il tutto ha sempre diverse prospettive. Tu, Claudio, facevi riferimento a questa nostra molteplice, diciamo, una volta si sarebbe detto plurale, ma siccome plurale è una parola che porta sfiga, non la ripetiamo più, diciamo molteplice, questi molteplici impegni. Noi oggi percepiamo il fenomeno delle migrazioni che ha nel Mediterraneo una delle rotte più letali del pianeta come un fenomeno portatore di crisi. Sì, certo, ci mancherebbe altro, però è anche il suo esatto contrario, cioè senza migrazioni non c'è vita. A un certo punto mi sono scoperto a pensare questa cosa, che è di una banalità sconfortante, ma che è la pure semplice verità, e cioè che senza muoversi non si va da nessuna parte. Allora, siccome in realtà da qualche parte dobbiamo pure andare, in qualche modo dobbiamo migrare. Le migrazioni sono diverse, le migrazioni non possono e non devono essere drammatiche, letali come sono, non possono essere criminalizzate, però in realtà il Mediterraneo è questa cosa. Se nessuno si fosse mai mosso intorno e dentro lo spazio mediterraneo, Mediterraneo sarebbe privo di qualsiasi interesse. Poi noi siamo in questa, non so se dire benedetto o maledetta nazione, in questa penisola che fa da ponte, quello che per secoli è stato un tesoro adesso è diventato un elemento di crisi, appunto. Ma la nemesi storica delle repubbliche marinare sono le migrazioni, al contrario. La nemesi storica di quella che è stata la culla della civiltà, cioè quella che a scuola, alle mie elementari, abbiamo imparato a definire la mezzaluna fertile, è dopo 2, 3, 4, 5 mila anni la mezzaluna dei conflitti. Quando sono stato in Palestina ci tenevo, nonostante il gruppo non fosse particolarmente, come dire, versato in approfondimenti storici, ma siccome io mi occupo anche di storia, questa cosa non potevo farmela sfuggire, ci tenevo ad andare a Gerico. Gerico è, insieme a Mohenjo-Daro, che sta in un'altra area di crisi oggi, cioè tra India e Pakistan, la più antica città del mondo. Questa cosa è a 50, ma forse anche meno, 50 km dalla riva del Mediterraneo. Senza il Mediterraneo non sarebbe esistita, ma mi verrebbe da dire, senza il Mediterraneo non sarebbe esistita neanche la città pianura padana, che è già diventata un pezzo di Svizzera e un pezzo di Germania meridionale. Cioè, è questo secondo me è il bello di questo libro, che è Andrea, perché poi è davvero dall'inizio alla fine. Poi noi abbiamo dato un contributo, ma solo davvero dopo la fine. Il bello di questo libro è che riesce a tenere insieme tutte queste cose.